Allora, siamo al Carlo Zecchini con il collega Fabio Lubrani. Siamo qui in attesa ovviamente della chiamata da parte degli arbitri delle due squadre. Dobbiamo segnalare, così come potete vedere alle nostre spalle, tra l'altro la Vagnese, che appunto è posizionata ai lati del palazzetto, situazione imbarazzante, le maglie appese a un appendiabito. E la terna arbitrale dietro di noi, c'è una situazione molto, forse peggiore anche di quella che con il Gavorrano, Fabio. Beh sì, anche perché qui non c'è più la novità, ma si aspetta soltanto la chiama. Sono le 14:15 all'incirca, con il momento in cui stiamo registrando manca un quarto d'ora circa all'inizio della partita. Stanno chiamando ora i giocatori, quindi gli arbitri prenderanno atto di quello che è già successo col Gavorrano, quindi l'impianto è chiuso. Probabilmente adesso si aspetterà semplicemente, come vedete alle nostre spalle, posso anche far scorrere, guarda Luca, spostati. Sì, esatto, guardiamo la situazione. Facciamo vedere che adesso i ragazzi prendono le maglie, probabilmente si cambiano direttamente all'esterno dell'impianto. Sì, è forse veramente la cosa che fa più male, no? In questa situazione del calcio, infatti inquadriamo appunto la... Vanno anche gli arbitri e quindi praticamente si procede alla chiama all'esterno, si stanno recando il video, ma è chiuso anche il palazzo. Esatto, da segnalare anche la situazione abbastanza particolare, perché anche i giocatori del Grosseto non sono presenti in gran numero, direi sicuramente insufficienti per giocare. Beh sì, questi probabilmente poi usciranno fra poco, tutti quanti i giocatori sono presenti con le loro macchine, quindi anche quando abbiamo documentato l'allenamento al parco erano presenti 11 giocatori della rosa biancorossa, tra gli infortunati e i problemi che erano dovuti a disponibilità, c'erano dei ragazzi giovani che avevano degli esami da sostenere, quindi anche l'allenatore ha fatto delle scelte insomma ponderate. Poi ricordiamo una cosa importante: la Lega non si interessa assolutamente dell'attività della squadra durante la settimana. Ovviamente. Alla Lega interessa formale della partita. Interessa giustamente la partita, quindi durante la settimana questo potrebbe anche non allenarsi mai, cosa che ha veramente poco senso. Cosa che in realtà sta a cuore l'associazione calciatori, come ha dimostrato anche la presenza in settimana del responsabile nazionale, no? Del dipartimento del dilettanti appunto dell'AIC, con Giorgio Gaggioli, che era qui presente proprio al Palazzoli, dove abbiamo fatto anche un'intervista. A questo punto, rimanendo la situazione, martedì dovrebbe essere presente a Grosseto il presidente dell'AIC, Tommasi, per forse prendere atto di una situazione ormai insostenibile. Sì, una situazione tardiva e da chiudere. La situazione è tardiva, la presa di atto, non dell'AIC, ricordiamo che da quando ci è stato riferito, sono alla terza segnalazione quantomeno. Sì, esatto, già da novembre c'erano le prime segnalazioni, quindi un problema che... Nel frattempo vediamo che hanno accostato anche il cancellone per avere sì, un po' di... Diciamo, intimità, un po' sì, di privacy. Sì, per proteggersi sia dalle telecamere nostre, sì, che esatto, da quelle dei fotografi. Dei fotografi, sì, esatto, che hanno immortalato un po' la procedura, è veramente sta procedendo la Lavagnese alla chiama insieme alla terna arbitrale. Però per quanto riguarda la situazione del Grosseto, oramai non scopriamo niente di nuovo. Possiamo dire che adesso c'è una presa di atto anche magari da parte degli atleti, che chiedono un intervento più pressante da parte della federazione. Una richiesta di tutela a questo punto proprio della propria posizione come calciatore. Perché no? La cosa incredibile, è la cosa che non si è mai verificata, è l'atteggiamento di una società che non fa disputare le partite interne perché non ha più la disponibilità del campo, perché vi abbiamo raccontato tutto quello che è successo, però trova comunque il modo di mandare i giocatori in trasferta. Pertanto i giocatori che sono qui, secondo me, sono anche sulle spese, perché non si allenano durante la settimana, devono dare la disponibilità per quello che riguarda la loro, diciamo così, il loro impegno come calciatore. La situazione rischia di protraersi ancora perlomeno per un altro mese, per arrivare quasi fino alla fine della stagione senza che i giocatori vedano i soldi, perché non ci risulta che sono stati pagati, né possano scendere in campo a fare il loro lavoro. Direi pesante. Tra l'altro dovremmo anche segnalare una cosa, che questa è la prima vera propria partita a porte chiuse con responsabilità diretta, perché di fatto non ha più la disponibilità dell'impianto. Ma da segnalare che l'altra, quella con il Gavorrano, in realtà è la mancanza della società, è stata perché non è stata aperta la struttura, che in realtà era sempre nella loro disponibilità, una situazione completamente diversa. Sì, intanto nel frattempo vediamo che è terminato diciamo così, il riconoscimento da parte dei giocatori della Lavagnese. Adesso vedremo arrivare
vedete, scendono dalle macchine. Esatto, in questo momento possiamo osservare i giocatori del Grosseto. Sì, insomma, diciamo così, non ci attardiamo troppo sulla cosa, comunque toccherà adesso anche i giocatori del Grosseto, adesso possiamo tornare anche, insomma. Sì, esatto. Nel frattempo vi facciamo vedere anche quelli che sono i filmati, quelli che è lo svolgersi di questa cosa, visto che ci appressiamo ormai alle 14.30. Questa si tratta, come dicevi precedentemente, della prima partita in cui lo stadio resta chiuso perché è nella disponibilità del comune, non della squadra, però dal punto di vista della federazione realmente cambia veramente poco, se non abbiamo registrato un ennesimo scambio di accuse su internet, quindi tramite portali, fra la società FC Grosseto e il comune. L'ultimo tentativo è stato quello, insomma, di chiedere la disputa senza pagamento degli emolumenti richiesti dal comune, quindi di aprire gratuitamente. Possiamo dire anche un atteggiamento anche abbastanza strano, anche comunque l'atteggiamento di battaglia nei mesi precedenti tra la società e comunque resta il nell'ambito della provocazione. Esatto, resta nell'ambito della segnalare te hai sintetizzato in maniera estremamente pratica. Sì, è una provocazione, perché poi al di là, diciamo, di tutto si cerca di ribaltare per l'ultima volta la palla nel campo avversario, quando insomma la situazione non appare più recuperabile, anche perché le due parti non intendono una posizione proprio sicuramente inconciliabile, e ahimè purtroppo questa è la situazione. Questo è l'aggiornamento, appunto, nel prepartita con che anche in questo caso si è chiuso la porta del corridoio che conduce alla una parte. Chiediamo conforto anche al nostro fotografo, che oggi è di campo ma in realtà è di piazzale, passaci la battuta, Ilario, appunto, che quanti erano i giocatori del Grosseto? Sono precisi, appunto, per 11, quindi una situazione veramente al limite del tollerabile. Anche l'allenamento che è andato su anche sui giornali, sì, nazionali, no? Riprese dalla nostra testata, dove appunto ad allenarsi erano poco più che 11. Sì, venerdì erano 11 giocatori a disposizione, comunque chiamati dall'allenatore. Sì, certamente. Quindi ci saranno anche situazioni di malattie o infortuni, perché ovviamente anche il prolungare di assenza di allenamento può provocare anche questo tipo di inconveniente, quindi magari una situazione al limite veramente del grottesco. Quindi io penserei per questo momento possiamo fermarci qui. Diciamo che dopo le 14.30 devono scorrere i 45 minuti canonici del primo tempo, appunto del tempo di attesa stabilito dal regolamento, e dopodiché gli arbitri scioglieranno le righe e dichiareranno partita non disputata. Quindi saranno altri 3 punti vinti a tavolino per gli ospiti, in questo caso la formazione della Lavagnese, e sconfitta a tavolino per il Grosseto. Niente, un saluto, e speriamo che ci possa nel tempo essere una soluzione a quelle che sono le sorti della squadra della città, perché sicuramente non merita una fine mesta e ingloriosa come quella a cui assistiamo in questi giorni. E noi comunque documenteremo tutto quanto avviene, anche possibili o improbabili, colpi di scena. Tanto vediamo che stanno uscendo. Uscendo le chiavi, c'è la terna arbitrale alle nostre spalle con Federici, che si sono appunto salutati, è stato presa atto di questa situazione. Per il momento è tutto dallo Zecchini, buongiorno.